Grazie della sub, Gabriele. È iniziata come una normale serata tra amici. Raramente ci riuniamo tutti assieme. Che schifo. Abbiamo celebrato il nostro passato. Hai ancora la stessa giacca. Pene in bocca. Ma le poche volte che usciamo insieme succedono cose strane. Ed era tutto troppo normale, troppo calmo per essere vero. Siamo andati in un ristorante cinese e quando siamo usciti... Sono venuti addosso. Porco Dio. Ma quando è che la mia vita comincerà a darmi un segno positivo, porco macchina? No. No. Lasciato qualcosa? No, no, no. Porca vacca, beh, la tua ne è uscita molto meglio, eh? E dai! Hello? Ma non, non vuoi dire niente al ragazzo? Ma no! Ma hai distrutto la macchina! Distrutto la macchina! Gamba tesa? Mamma mia, che essere inferiore. Sto per piangere io. Io utilizzo una mano sola perché sono più potente. Ho preso anche una No, ragazzi, questa cosa è il limite del surreale comunque. Cioè, mi hanno pure fatto la multa perché toccavo le strisce. Vogliamo un attimo capire questa cosa? Eh? Che mi hanno fatto pure la cazzo di multa. Cioè, dopo tutta questa roba qua, il tizio che vado là ubriachissimo, non gli hanno fatto l'alcol test, non gli hanno fatto un cazzo, e a me hanno fatto la multa. Cioè, la ciliegina su un piatto di merda. 80 euro. Ah, beh, ma che cazzo vuol dire? Sì, no, ma infatti penso che sia una cosa corretta. Mi prendo una testata e mi spacco la testa. No, mi dissocio. Facciamo. Non l'ho fatto, eh. Ah, beh. Luis, mi offri un drink, sì, per favore. Sì, grazie. Cantiamo. Non okay, so se voglio cantare. Concludiamo questa bella sì, serata. Sì, canterai. Non voglio cantare. Cantiamo tutti insieme. Solo se ci sono canzoni tristi. Allora, vado in un posto a caso, si chiama, non mi ricordo neanche, Polygram, una roba del genere, un posto marcio come la merda. Vado alla tizia, le dico, mi hanno distrutto la macchina, dovevi parcheggiarla in un posto più sicuro. Andiamo a divertirci! Parcheggio a più sicuro! Secondo me è amico suo quello che ti è venuto addosso. Sì. Che vergogna, vergognosi. Mi hanno pure rovesciato tutto addosso.
particolarmente contento di come sia andata la serata. Alla fine ho rincontrato tutti i miei amici con cui ho fatto il vlog della Slovenia e mi ha fatto piacere alla fine. Ciao. Mi dissocio. Come facevano a sapere che toccavi le strisce se la macchina è stata sbalzata di 80 metri? Non lo so, dimmelo te. Incidente palesemente orchestrato da Luis per fare il video. Sono arrivato. Oh. Isirago? Basta. Sì, vicino alla polizia, ma la, non ha messo un pezzo Luis dove il poliziotto ha tirato giù il finestrino e gli ha detto abbassa quel cazzo di telefono o vi porto tutti in centrale, perché stava riprendendo tutto quanto, sì. Un aspirina? Là. Thank you. Ho appena visto il video, è incredibile, fa scassare. Cioè, si vede la tua tristezza. Sì, ero veramente triste. Io penso che tu, guardandola adesso, muori. No, ma mi ha fatto un sacco ridere, ma poi quella sera là, alla fine, mi ero ubriacato pure. mi era un po' passata. Ma era più disperazione che rabbia, capito? Non ero arrabbiato, ero solo triste. Non ne potevo più. Vabbè. Oh, dopo passo in casa. Ma sei tu? Stai male tu? Ho mal di testa fortissimo. Riprenditi. Ci sono le sub, ebbene sì. Come è finita la storia della macchina? In buona sostanza mi hanno... Ho fatto il CID, ma praticamente quando c'è il CID di mezzo, cioè o viene preso in conto il CID o il verbale dei vigili. In quel caso, se arrivano i vigili, come avete visto, la cronologia degli eventi è stata... Prima ho fatto il CID con quel fottuto Song Bao e poi sono arrivati i vigili dopo. Di conseguenza il CID non vale un cazzo. Primo. Secondo, avendo tamponato me da dietro, ok? La mia macchina è partita e ha beccato quella davanti ancora. Di conseguenza... il CID non vale più un cazzo perché è multitamponamento. Le assicurazioni si devono mettere tutti d'accordo per fare denuncia alla sua assicurazione e bisogna aspettare il verbale dei vigili e dopo il verbale dei vigili si attiva il sinistro e la denuncia. Quello che è successo è da pazzi, fuori di testa. Mi hanno fatto pure la multa, non gli hanno fatto l'alcol test e soprattutto non ho ancora risolto, perché adesso c'è il coronavirus pure. L'assicurazione mi ha fatto l'assegno per riparare la macchina, che tra l'altro è qui dietro. Non so neanche se posso farvelo vedere, non ve lo faccio vedere per sicurezza. E quindi bisogna aspettare che finisca tutta questa cosa qua, perché le carrozzerie non funzionano più. Non è un bene di prima necessità, quindi non mi riparano la macchina. Le banche non sono aperte, quindi non posso riscuotere l'assegno. Quindi bisogna aspettare. E aspetterò. Dio cane. Un bordello, sì, un cazzo di bordello che non finirà mai. Perché adesso non so chissà quanto cazzo durerà la quarantena. Perché hai l'aspirina a portata di mano? Drogato. L'aspirina C è una delle cose meno dannose della storia. Sono pastiglie di vitamina pure. Ti ho mandato in privato su Twitch il nome della mia ragazza. Grazie, Gabbo. 9.000 euro, sì. Sono 8.000 e qualcosa di danni. Da pazzi. Mi ha rovinato la macchina. In ordine, patch prima su Bars insieme a K e io terzo, XX2V quarto. La top 3 dei fondatori è leggenda. Molto bene. Assegno di quanto? Mi hanno l'assegno di 7K6. Ma l'effettivo danno è di 8.100, però devo scaricare le tasse. Che due coglioni. La compri nuova con 9.000, ma più o meno in realtà.
costa un bel po'. Hai sentito puzza di merda quando hai passato la volante, eh? Sì, ora che ci penso, sì. C'era uno strano odore, ma mi sa che erano tutte quelle scorregge di Luis sopra le persone. Non lo so, non lo so. Però c'era una forte puzza di merda. Strano. Dani, ma la multa per le strisce te l'hanno annullata? No, l'ho pagato. Eh sì, era Luis. Sì, probabilmente era Luis. O forse... stasera lo fai GTA? Non lo so, non lo so. Forse faccio la cosa con Omi. Adesso... Non vuoi proprio uscirci da questo Shadow. Ma... Non penso di fare niente di che. Piccola votazione da 1 a 10 a questa emote. 6 e mezzo. Poltergeist quando? Domani facciamo live con Marco. No, il 23 facciamo live. E dovremmo stare un torneo di Hearthstone. Il fatto è che io non gioco Hearthstone da un anno e passa. Per chi mi segue da un po', anche su Instagram, io comunque ci ho sempre giocato e ho fatto Legend un sacco di volte. Ma dovrei ricominciare a capire che cazzo succede su Hearthstone. Se qualcuno può darmi una mano pure, perché il meta non ha più pari idea di come sia consolidato. Io tra i canali che seguo ti vedo. Mi hanno tolto lo Shadow? Giocaci stasera e allenati, vorrei...